Parte piano il 5 di Josef dei Greppi. Fa partenza Pisananoff al largo di tutti, che cerca di scavalcare i cavalli all'interno. E Giovanni De Simone, in meno di 100 metri, passa al comando nei confronti di Odd World, il parco che trova una sistemazione davanti alle Chef Car. Ed ora il 6 di Pisananoff passa i 200 metri veloci in 14.4. Mare Alan dalla sesta posizione sembra voler venire via con Ciro Ciccarelli, e infatti sul rallentamento Mare Alan progredisce al largo. Mentre i 400 sono passati in 30 e mezzo, Pisananoff decelera, si trascina sempre Odd World, risale al largo Mare Alan che si trascina Prezioso del Rio, mentre nelle prime posizioni troviamo il 4 di Il Parco che precede le Chef Car. 47 e mezzo per i 600 metri e Mare Alan ora raggiunge la testa della corsa, apparigliando il 6 di Pisananoff. Si libera subito Il Parco, che si pone in schiena al lievo di Ciccarelli. 1 e 4 gli 800 e Mare Alan ora mette un po' di pressione a Pisananoff. Il Parco che appariglia Odd World, ma Odd World anticipa Il Parco al chilometro passato in 1.17.3 e Mare Alan passa Odd World ai lati, di dentro c'è Pisana, di dentro ancora le Chef Car e a largo il numero 4 di Parco. 1.32.5 e 3 quarti di miglio con Odd World che cerca di porsi in schiena alla battistrada. È stata una buona mossa quella di Yolanda, ma ora Mare Alan può allungare su Odd World, Il Parco a largo che sembra essere abbastanza cattivo, ed Il Parco cerca di scavalcare Odd World che cammina comunque in seconda ruota, e di dentro dei varchi Preziosi, se non erro dovrebbe essere il numero 8 di Only One Diamond, e infatti è proprio Raffa Marcone che buca sia Il Parco che Odd World, si pone in schiena proprio a Mare Alan, quindi di dentro ancora Josef dei Greppi. In retta d'arrivo Mare Alan al comando, Only One Diamond in schiena e Only One Diamond con in schiena anche Josef dei Greppi. A 100 dal palo, Raffa Marcone va su Ciro Ciccarelli che allunga. Mare Alan a 100 dal palo, non ha più problemi e viene a vincere nei confronti di numero 8, Only One Diamond, mentre per il terzo dobbiamo attendere l'esito del giudice d'arrivo. 2.32 qualcosina, qualcosa in più di 1.16 sul doppio chilometro, vittoria di forza dell'elegante Mare Alan e di Ciro Ciccarelli. Andiamo a rivedere le immagini, guidata alla grande Only One Diamond da Raffa Marcone e a frustino alzato Ciro Ciccarelli. Viene a concludere molto bene. Per il secondo Only One Diamond precede in linea sia Il Parco che Josef De Greppi. Dalla nostra postazione è molto dura poter dire chi ha portato a casa la terza moneta. Una cosa è certa, che Mare Alan e Ciro Ciccarelli portano a casa